Arcegno, nel Locarnese, in Ticino, è un piccolo borgo nascosto tra le montagne, circondato da fitti boschi e avvolto nell'atmosfera misteriosa delle leggende locali. Qui, tra gli alberi secolari, giacciono una ventina di massi coppellari con incisioni particolari, testimoni silenziosi di un'arte sconosciuta. È uno dei rari casi in Ticino dove la maggioranza di questi massi sono di pietra ollare. Nei boschi di Arcegno, un tempo, si estraeva la pietra ollare utilizzata in molti manufatti. Ma ciò che rende ancora più affascinante questo luogo è il fatto che questi massi si ergono a poche centinaia di metri l'uno dall'altro. Il paese di Arcegno, frazione del comune di Losone, conserva un nucleo medievale e alcuni edifici seicenteschi. Un tempo, la maggior parte della popolazione di Losone risiedeva sul poggio dove si trova oggi Arcegno. Possiede diversi portali tardo-medievali che denotano una notevole antichità millenaria. La zona tutta attorno ad Arcegno era già nota e abitata dai romani 2000 anni fa. Si praticava la pastorizia e si coltivava la terra. Importante è stata la scoperta di una necropoli ad Arcegno nel 1969, con un centinaio di tombe del primo secolo d.C. I ritrovamenti nelle tombe hanno portato alla luce una comunità agricola dedita anche alla tessitura, dove si riconosce la presenza di un certo benessere messo in evidenza da alcuni oggetti raffinati. Il parco del Bosco di Maia, situato tra le colline fra Losone e Arcegno, a un'altitudine compresa tra 250 e 476 metri sul livello del mare, offre un suggestivo mosaico di stadi di sviluppo, fasi evolutive, specie arboree e strutture. Il paesaggio, plasmato in modo evidente dai ghiacciai, si presenta con una straordinaria diversità di forme e aspetti. Nell'area si possono ammirare dossi di roccia levigata, punteggiata da massi erratici, noti localmente come rocce montonate, conche con ristagno idrico, pendii e pianori con varie conformazioni, vallette attraversate da ruscelle, dirupi e fertili terrazzi contribuiscono a creare un ambiente unico. Questo paesaggio glaciale è considerato il più caratteristico e completo di tutta la Svizzera a bassa altitudine. Particolarmente interessante è la presenza della grotta Graiser ad Arcegno, conosciuta anche come Grotta dei Pagani. Sebbene sia segnalata nella cartografia ufficiale come Tana dei Pagani, alcuni la chiamano così. Complessivamente questa zona offre un'infinità di escursioni affascinanti e accessibili a tutti, con un'ampia gamma di scoperte e vedute da apprezzare lungo il percorso. Una di queste escursioni è quella che presento in questo video, la salita alla capanna Ostello Zotta a 903 metri di altitudine, che ho compiuto l'8 luglio 2024 con l'amica Natasha. La capanna Ostello Zotta, di proprietà del patriziato di Losone, è raggiungibile da più punti di partenza e noi abbiamo optato per un bel giro d'anello partendo da Arcegno. L'Ostello Zotta è abbastanza ben frequentato, soprattutto da scolaresche e gruppi provenienti dal resto della Confederazione ed ogni tanto, cosa che fa oltremodo piacere, anche da qualche scolaresca di Losone. Di tanto in tanto viene richiesto da gruppi di coetanei o di amici che lo utilizzano per celebrare ricorrenze o semplicemente per passare qualche giorno in un modo un po' fuori dall'ordinario, ma sicuramente piacevole e interessante. La via più breve per raggiungere la capanna Ostello Zotta è salire lungo la strada che da Ronco Sascona porta a Gruppaldo e al Grotto Ginestra. Poco dopo il grotto, un sendiero conduce a Corte Biondino e a Cortone. Da Cortone il sentiero prosegue fino ai monti di Losone e infine all'ostello, con un dislivello di circa 100 metri dalla partenza dopo il grotto, percorribile in circa 30-40 minuti. La nostra proposta di questo video prende avvio ad Arcegno, salendo lungo via Bedruscio e parcheggiando nella piazza sterrata della teleferica per materiali a quota 472 metri, dove si può lasciare l'auto. Il giro completo ad anello è lungo circa 9 km e richiede circa 4 ore di cammino, con un dislivello di 430 metri.
Dalla partenza fino all'ostello Zotta, l'itinerario è facilmente percorribile e offre diversi bei punti panoramici. Tuttavia, una volta giunti a Scelasco, la discesa diventa molto pericolosa a causa della tempesta dell'agosto 2023 che ha fatto cadere alberi e massi sul sentiero, rendendolo difficile da percorrere. Per chi volesse fare questo giro ad anello, si consiglia di evitare la discesa da Scelasco. Dall'ostello Zotta è possibile prendere un altro sentiero più diretto che si congiunge con quello dell'andata a quota 668 metri in circa un'ora, evitando così di ripercorrere lo stesso sentiero. Dal parcheggio un cartello indica Alpe Zotta, seguendo una strada asfaltata con divieto di accesso. Un altro sentiero sale direttamente nel bosco ed è quello che si utilizzerà al ritorno dopo il giro d'anello. Seguendo la strada per circa 200 metri si arriva a un vecchio acquedotto. Alla sua destra, dopo circa 50 metri, si trova il masso magnetico. Questo sasso è interessante per il simbolo greco PHI e ha anche due croci, una coppella e altri due segni. La sua particolarità è la forza magnetica. Mettendo una bussola sopra il sasso, l'ago inizia a girare fino a segnare il sud al posto del nord, dovuto alla presenza di magnetite nel sasso, soprattutto sotto il petroglifo. È un caso unico conosciuto in Ticino e forse anche in Svizzera. Durante le nostre esplorazioni nei boschi di Arcenio abbiamo trovato ben 19 massi cupellari e ce ne sono sicuramente altri da scoprire. Ritornando sul sentiero lo si segue tranquillamente superando alcuni ponticelli di legno. Dopo circa 15 minuti, alla curva del sentiero sulla destra, si vede una cascina distrutta. Passandoci accanto, fra le felci, si può salire in 5 minuti su un promontorio roccioso segnato sulla cartina 599 metri. Per godere di una eccezionale vista panoramica. Ritornati sul sentiero, si continua fino ad arrivare ad una panchina con un cartello e un altro punto panoramico. Da qui un sentiero più diretto porta all'ostello Zotta, tragitto che si può fare anche per il ritorno. Si continua a salire seguendo l'indicazione Alpe Zotta un'ora, passando dopo 15 minuti ad Artore a 687 metri. Che però sulla cartina è scritto D'Artore. Giunti ad Artore, situato su un bel pianoro prativo, si vedono una cappella e delle belle cascine. Si prosegue seguendo il sentiero più a sinistra, mentre quello di destra porta a Scira. Il percorso continua piacevolmente fino a raggiungere alcune cascine a quota 840 metri, per poi girare a sinistra e arrivare all'Alpe Zotta, con alcune cascine, situate 100 metri prima di giungere all'ostello, che si trova su un magnifico terrazzo panoramico. L'ostello dispone di illuminazione elettrica, acqua corrente, cucina attrezzata con frigorifero e bollitori rapidi a gas. Il tinello mensa è dotato di un grande camino e 8 tavoli con panchine. C'è un gabinetto con lavandino accessibile dall'interno. La struttura offre 2 dormitori con 16 posti letto ciascuno, disposti a castello, e 2 servizi WC con lavamani. Le docce, con 2 getti di acqua calda e fredda, e i servizi igienici sono situati in un altro edificio di fronte. La cucina comune per tutto il complesso è equipaggiata con una stufa a 4 fiamme e forno, frigorifero con congelatore, lavandino 2 vasche e bollitore rapido. È aperta da maggio a ottobre. Dall'ostello, per gli escursionisti meno esperti, si può prendere il sentiero che scende direttamente fino a quota 668 metri, segnata sulla cartina, dove si trova la panchina vista durante la salita, e poi ritornare al punto di partenza in circa mezz'ora. Noi abbiamo scelto il sentiero più in alto, che porta in circa 20 minuti a Scelasco, situato a 874 metri. Da qui siamo scesi su un sentiero difficile da individuare all'inizio, attraversando un terreno devastato dalla tempesta dell'agosto 2023. Questo sentiero è oggi molto pericoloso e instabile in più punti.
Per me e Natasha non ci sono stati problemi, essendo abituati, ma non è assolutamente consigliato a chi non è un escursionista esperto. Poco prima dell'arrivo al punto di partenza, dove abbiamo lasciato l'auto, si trovano due bei massi coppellari, con croci e coppelle che si possono osservare. I 19 massi coppellari che ho rinvenuto insieme ai miei amici nei boschi di Bedruscio e Busbera probabilmente sono le più antiche testimonianze della presenza umana sul nostro territorio. Si tratta di importanti attestazioni delle popolazioni dedite alla raccolta e alla caccia nella regione del Lago Maggiore durante un periodo in cui l'uomo ha cercato di comunicarci qualche cosa. In tutta l'area di Arcegno vi sono ancora oggi altri massi coppellari con incisioni rupestri da trovare. Diversi furono distrutti durante i lavori di costruzione della strada dei Polacchi, altri andarono perduti o furono dimenticati, ma ce ne sono ancora tanti sicuramente da trovare. Sin dalle sue origini e durante tutte le epoche, l'uomo ha voluto lasciare traccia di ciò che ha visto, conosciuto, pensato o creduto per trasmetterlo ai suoi simili o comunicarlo ad entità superiori. Le incisioni rupestri, segni indelebili intenzionalmente incavati dall'uomo su superfici rocciose, per lo più levigate, rappresentano la modalità di comunicazione più antica e maggiormente diffusa al momento conosciuta. Le incisioni rupestri, dette anche petroglifi o graffiti, sono segni scavati nella roccia con strumenti appuntiti di vario genere, come una punta di roccia più dura a forma di scalpello, utilizzando una tecnica di picchiettatura, guidata o meno da un percussore o punta metallica, tipo pugnale, di bronzo o di ferro, o per mezzo di una tecnica di raschiatura a graffio, da cui il nome graffito. Si trovano incisioni rupestri ancestrali a partire dal Paleolitico fino all'epoca recente. Sono distribuite in tutto il mondo, ma solitamente si trovano sugli alpeggi da pascolo, soprattutto in punti panoramici. In diverse parti d'Europa, come quelle della Val Camonica, le incisioni rappresentano sia realtà della vita quotidiana pastorale e agricola, sia figure simboliche e fantastiche. In Ticino le figure sono rarissime, sono noti solo un paio di casi. Ma in Ticino è ricco, anzi ricchissimo, di massi a coppelle, ossia piccole coppe. Le più antiche risalgono al Neolitico finale, dal 5000 al 3000 a.C., e diventano assai diffuse solo a partire dall'età del bronzo, dal 2000 a.C. fino al Medioevo. Quelle più profonde, regolari, sono chiaramente state realizzate con oggetti metallici. Una buona percentuale risultano collegate da canaletti, che in alcuni casi hanno portato a essere datate all'età del ferro, anche se la maggior parte risultano più recenti. Sono comunque di difficile datazione con le usuali tecniche, in quanto solitamente non sono direttamente collegate con altri ritrovamenti databili. Secondo studi svizzeri ci sarebbero più di 2000 massi coppellari in Svizzera, di cui oltre 500 sono in Ticino, da trovare. Solo circa il 20% di questi sono stati finora inventariati. Possiamo pensare che diverse migliaia di queste pietre siano ancora da trovare.